L'associazione IMCA di Siderno, attiva ormai da 75 anni sul territorio locrideo nella promozione di iniziative sociali, in collaborazione con l'associazione provinciale Cuochi Reggini, ha organizzato il laboratorio dal titolo Mani in Pasta, nella magica atmosfera festiva del Winterland, il contesto che come ogni anno ospita un ricco calendario di iniziative rivolte a grandi e bambini e che per tutto il periodo natalizio contribuisce a trasformare le strade di Siderno in un vero e proprio spettacolo di luci e colori, facendo riscoprire ai tanti visitatori l'entusiasmo del vivere le feste in socialità. Nel corso dell'evento, ben 55 piccoli chef hanno dato libero sfogo alla creatività e hanno imparato dai maestri del territorio tutti i trucchi e i segreti del mestiere per la lavorazione della pasta fresca. Stiamo facendo un corso teorico mezzo pratico, diciamo, a tutti i bimbi per Mani in Pasta, per sensibilizzarli sullo spreco alimentare. Un evento fortemente voluto dall'associazione IMCA, legato all'associazione provinciale Cuochi Reggini e ovviamente al comune di Siderno con il supporto del consigliere Davide Luraci. È la prima volta che fate questo? La prima sì, sì. Quindi è la prima edizione, diciamo così. Sì. Saranno sì, altre edizioni? Sì, si spera di sì, perché oggi sensibilizzare i ragazzi sullo spreco alimentare penso sia fondamentale per quanto riguarda il percorso che avranno in futuro, perché è una cosa giustissima.